Non si ottengono le notizie attaccando, ci si avvicina alle persone, famose o no, con tutte le prerogative che le persone hanno a disposizione. La simpatia, l'ironia, l'affetto e anche, solo in certi momenti, un pizzico di pressione. C'era una volta quando era tempo d'estate e adesso non c'è più il summer time. Bar, spaghetteria, pesce alla griglia, summer time. Il particolare dal basso verso l'alto. Fuoco, fiamme, desolazione e rovine, come se da qui fossero passati a cavallo il buono, il brutto e il cattivo. Gli scogli, la spiaggia, il mare d'inverno argentato sotto il sole di gennaio e poi il locale bruciato. Una bombola, un tubo di scarico, una macchina per il caffè, il mare quasi in tempesta che si abbatte sulla costa e il summer time. Che fotografia! La barca da pesca, azzurra, siculiana marina, da destra a sinistra, verso il summer time. Fofo! Ma perché dai pugni alla macchina? Perché mi voglio pigliare una Coca-Cola! Ascoltiamo dunque l'appello di Fofo Purtuso, ovviamente al microfono di Angelo Ruoppolo. As! Fidanken! As! Fidanken! As! Fidanken! Beh, domani Italia-Germania è una scaramanzia che io faccio. Il tuo pronostico? Il mio pronostico è questo. È 5-0 per l'Italia, perché è una scaramanzia contro la Germania. Magari mi contento 1-0 italiani, ma per fortuna magari italiani 2-0, ma per la fortuna e per la potenza di San Giorgio Cavalieri, bezza a cavaggio e bezza a piedi, per la tua santità magari 3-0 per carità. 5-0, 5 fiatate. Giusto, Angelo Roppolo. Affacciata da Germania. Chi sarà il candidato sindaco ad Agrigento? Il bene informato risponde sussurrando nell'orecchio del bene o male capitato. E Tizio, adesso parlano di Caglio, però forse poi sarà Sempronio, a meno che non intervenga Vatte la Pesca. Una gamba qua, una gamba là, gonfi di vino, quattro pensionati mezzo avvelenati al tavolino. Li troverai là, col tempo che fa, estate e inverno, a stracannare, a stramaledire le donne, il tempo ed il governo. Sembra proprio così, tutti contro tutti e tutto, a destra come a sinistra, la città vecchia, ancora usando il titolo della canzone di De André, è da sempre parodia dell'incertezza, dell'indecisione, che poi non è altro che aspettare che le decisioni le assuma qualcun altro, anzi le imponga, tanto per noi sarà bene, sempre è lo stesso. Siamo stati romani, bizantini, arabi, normanni, borboni. Mai, forse, siamo stati noi stessi. Forse perché educati alla rassegnazione, all'osservare alla finestra, estate e inverno, a stracannare, a stramaledire le donne, il tempo ed il governo. Il villaggio Mosè come Hiroshima, viale Leonardo Sciascia come Nagasaki, Agrimarket come le Torri Gemelle. Cammino con la telecamera, giro attorno. Non so se le parole sono e saranno capaci di descrivere quanto accade. Se non siete stati oggi pomeriggio, dopo le 4 qui, non potrete mai capire. Tuttavia, proviamo a raccontare con il conforto delle immagini che non ti tradiscono mai. La nuvola di fumo, nera, infinita. Esplosioni, cedimenti, si teme il peggio. Tanti testimoni, alcuni raccontano. In principio è stata solo una fiammella. Perché? Perché? Non tocca a me rispondere. L'acqua, prima poca, poi tanta, poi tantissima. Va da retro, fuoco.
e il fuoco davvero indietreggia. Guardate, incredibile, tra l'acqua e il fuoco, tra Suzuki e Agrimarket, è spuntato l'arcobaleno. Cammino con la telecamera, giro attorno. Ho camminato almeno un'ora, su e giù, da una parte all'altra, fin quando è finita la cassetta. Arrivederci a tutti e buona domenica! Guarda di qui e di là. No, bisogna andare avanti, veloci! Veloci!